Ciao a tutti da Technos e benvenuti al video unboxing del Sony Xperia Z Ultra. Poi andiamo a vedere cosa contiene la confezione. Questa è la versione retail italiana. Apriamo il pacchetto. Ecco qui il Sony Xperia Z Ultra. Vedete, veramente leggero e sottilissimo. Lo mettiamo un attimo da parte per vedere il contenuto della confezione. Andiamo ad aprirla. Abbiamo qui l'alimentatore che ormai da tradizione Sony è da 1,5 A di output, scusate, ecco, spero si riesca a leggere dalla camera. Abbiamo una serie di manoletti rapidi e niente di che. E qui il cavo USB, micro USB, le cuffie intra-auricolari con telecomando sul filo, una serie di adattatori, gommini e la clip per bloccare il filo delle cuffie. È molto interessante, qui Sony ha inserito anche un pennino. Sapete che almeno magari qualcuno di voi lo saprà, lo Z Ultra ha un digitalizzatore molto molto sensibile, gli consente di scrivere sul telefono con dispositivi quali penne, matite e via discorrendo, tranne che con le penne capacitive, per i display capacitivi, scusate. Questo pennino quindi sicuramente è simpatico, introdotto da Sony. L'unico pecca, certo, ovviamente lo Z Ultra, essendo così sottile, non ci consentirà di avere un alloggiamento dove riporre il pennino all'interno del dispositivo stesso. Andiamo a estrarre il dispositivo, eccolo qua, leggerissimo veramente e ultra sottile. Guardate quanto è sottile questo dispositivo. Dimensioni 179,4, 92,2 e 6,5 mm di peso. Di spessore, scusatemi, veramente una sottiletta. Se vedete, il peso è di 212 grammi. Per le dimensioni, vi dico, sembra leggerissimo. Tra parentesi, sì, è grande. Io ho le mani molto grandi, è vero, però si impugna senza troppi problemi anche con una mano. Certo, magari non sarà forse molto pratico utilizzare con una mano, ma si impugna tranquillamente con una mano. Il design, come vedete, è un design molto, molto pulito, bello, minimalista. Design Only Balance di Sony. Ovviamente è un design unibody, quindi non si può aprire. Abbiamo come materiali abbiamo vetro temperato nella parte posteriore e nella parte anteriore. Tutta la parte intorno è, scusate, in poliammide di vetro. Una fibra del vetro molto molto resistente, che addirittura viene utilizzata nell'industria automobilistica al posto del metallo, perché ha una resistenza paragonabile a quella del metallo. La stessa fibra, tra l'altro, utilizzata nel Sony Xperia Z. Abbiamo poi la certificazione IP5558 e quindi una serie di vedete, sportellini che coprono le porte più importanti, come ecco qua slot per la SIM e slot micro SD. Qui abbiamo anche questo pulsantino rosso che è per lo spegnimento d'emergenza del dispositivo. Il connettore da 3,5, vedete, è l'unico che non necessita di sportellini, perché grazie a delle tecnologie innovative è utilizzabile anche in questo modo. Vedete il lato, a questo punto continuiamo a esaminare il lato destro, tasto accensione e spegnimento e bilanciere del volume. E qui un forellino che si diciamo viene duplicato anche nella parte posteriore, che serve appunto per inserire un laccetto. Speaker principale, ovviamente protetto dalla membrana per evitare l'ingresso dell'acqua. Sul lato invece sinistro abbiamo il connettore magnetico per la ricarica e questo sportellino che copre la porta USB, micro USB, eccola qua, vedete. Nella parte superiore il secondo microfono per la soppressione del rumore e nient'altro. Anteriore, leviamo la plastichetta così magari vediamo meglio. Vediamo se riesco a farvelo vedere da qua. Il microfono principale, scusate, lo speaker, eccolo qua, la capsula auricolare e il microfono principale, eccolo qua. Abbiamo poi ovviamente sempre nella parte anteriore il sensore di prossimità e luminosità, la fotocamera anteriore da 2 megapixel e qui affocato da qualche parte nel display o forse nella griglia come lo Z1, vi saprò dire solo dopo che l'ho acceso, il LED di stato. Pulsanti non ce ne sono perché i pulsanti sono software. Abbiamo poi nella parte invece posteriore, eccolo qua, sensore Eximo RRS da 8 megapixel senza flash LED, il loghetto NFC che ci dice quindi qua sotto è posizionata l'antenna NFC e il logo Xperia. Bene, quindi mentre vado ad avviare il dispositivo vi racconto alcune specifiche tecniche. La CPU è un MSM8974, quindi uno Snapdragon 800 recentissimo, cloccata a 2,2 GHz, leggermente meno che nei concorrenti, ma come sullo Z1 per esempio.
architettura Cryte 400 e processo produttivo a 28 nanometri, ha un quad core appunto da 2.2 GHz. GPU, la nuovissima Adreno 330, quindi dopo un secolo sembra ormai di Adreno 320, finalmente siamo passati ad Adreno 330. RAM 2 GB LPDDR3, vedete la prima accensione ci mette un po', e memoria interna 16 GB espandibile, avete visto, tramite lo slot micro SD. Display, unità TFT da con diagonale 6.44 pollici, Full HD, tecnologia Triluminous, ovvero tecnologia che dovrebbe garantire una maggior ampiezza della gamma cromatica rappresentabile e una migliore accuratezza nella riproduzione dei colori. X-Reality Engine per la riproduzione di video, che dovrebbe migliorare il contrasto, ridurre il rumore, nonché aumentare anche la nitidezza e anche la risoluzione nei video a bassa risoluzione interpolando i pixel. Display, ho detto, 6.44 diagonale, risoluzione Full HD, densità di pixel circa 344 punti per pollice. Tutto coperto da vetro antigraffio e antirottura nella parte anteriore e nella parte posteriore. Sony, come al solito, inserisce, non so se riesco a farvelo vedere qui, il suo proteggischermo di serie, che tra l'altro ha stampato sopra il logo Sony. Abbiamo visto camera posteriore 8 megapixel, lente f2.4, quindi abbastanza luminosa, sensore Exmor RS senza flash LED, camera anteriore 2 megapixel, capace di girare video a 1080p 30 frame al secondo, connettività LTE categoria 4, quindi 150 megabit in download, 50 megabit in upload, wifi 802.11 ABGN e anche l'ultimo AC, wifi direct DLNA, wifi hotspot, bluetooth 4.0 con protocollo UDP per lo streaming della musica, NFC ovviamente. Guardate questo display quanto è luminoso. Abbiamo poi il GPS nonché il GLONASS, quindi tutti e due gli standard di posizionamento. Scegliamo la lingua italiana, andiamo avanti. Ok, non c'è la SIM, mamma mia, questo display è veramente fantastico. Abbiamo poi micro SD, scusate, 2.0, ve l'ho fatta vedere prima, con supporto MHL. Abbiamo poi la radio FM, vediamo, che vi garantisco che ormai negli ultimi terminali, almeno top di gamma, eccolo qua, sta diventando una rarità. Sensore, un po' tutti i sensori presenti negli ultimi dispositivi, quindi accelerometro, bussola digitale, giroscopio, sensori di prossimità. Batteria 3050 mAh e la versione del sistema operativo è Android 4.2.2. Vedete, tutto fluidissimo. Bene, le premesse ci sono tutte, un dispositivo assolutamente interessante. Per quanto riguarda per adesso questo video unboxing e specifiche tecniche del Sony Xperia Z Ultra è tutto. Come al solito, grazie per avermi seguito e un saluto da Technolost.